amici e bentornati al Gormiti Show! Johnny. Giada, dimmi. Dato che l'altra volta mi hai fatto disegnare. Perché stai ridendo? No, non ce la faccio a ricordare quello che hai fatto. Sì, ok, hai vinto, non dobbiamo ricordarcelo sempre. È troppo buffo. Lasciamo perdere. Sì. Dato che mi hai fatto disegnare l'altra volta. Sì. Questa volta ti faccio ballare, dato che mi sono allenata per tutta la quarantena. Stai scherzando, vero? No, assolutamente. No, io non ballerò mai, lo sai. Io pure ho disegnato, anche se non sono brava. Fa niente. Adesso, ma tu balli. Ti insegni un po' di danza classica. No, sei contento? No, non sono contento, Giada. Non mi piace fare danza e poi non sono capace. Beh, te lo insegno io, ci divertiamo. Però vestito così non vai molto bene. E appunto, quindi niente, lo facciamo la prossima volta. No, ci penso io adesso. No. Sì. Ecco, pronto. No, dai Giada, ma no, cosa ridi? Non sei simpatica? Tu pure mi hai messo gli occhiali con le tutti strani la scorsa puntata. Mi sono un po' vendicata. Ma sembra un uomo delle caverne così. Ma no, cosa dici? Allora, sei pronto? Iniziamo da una cosa facile, basta mettere un po' la musica e iniziamo. No, oggi la musica non c'è, guarda. Come non c'è? Te l'ho detto. Visto che partita, brava, l'hai fatta partire. Allora, iniziamo con una cosa facile, ok? Facciamo la prima posizione, che è facilissima. Sì. Anche i nostri amici a casa la sanno fare. Però devi chiudere le gambe. Quella è la sesta. La prima. Qual è la sesta? Quella che stai facendo. Apri un pochino. Aperto. Ok, adesso facciamo. Sì. Facciamo la terza. Devi incrociare le gambe. Non così. Cioè, le gambe un po' così. Cosa vuol dire le così, non così, le gambe un po' così? Così tu mi confondi. No, non è vero, non era colpa mia. Sì, allora non lo faccio più. No, allora cambiamo. Facciamo con le braccia, ok? Sì. Allora, tiriamo su le braccia. Rotonde, poi. Scusami, scendere. Giada, le braccia rotonde, cosa sono? Rotonde, devono fare tipo un uovo, vedi? L'uovo dei gormiti. Ecco, penso all'uovo dei gormiti. Adesso abbassi una. Un po' più delicato, però. Sì. Lasciamo perdere. E vediamo un po', prova a alzare la gamba. Ok. Questo è facile. Fai così, guarda, prendi e alzi la gamba su. È facile, dai. Senza far cadere tutti i gormiti. Lo so, scusa. Quindi prendo. Aspetta. Johnny, forse è meglio che lasciamo perdere. Sì, forse è meglio che lasciamo perdere. Hai fatto un piccolo disastro. Questa è una buona idea. Facciamo una cosa. Sì. Dato che anche tu sei la baby dance, che ne dici di ballarla insieme? Questa è già una bella notizia, perché la so fare, però non così, vero? Lo tolgo. Va bene, dai, ok. Sì, è meno male, perché davvero... No, Giada, mi sei incollato, lo devo fare per forza così. Mi sei incollato, non è colpa mia, è questa. Va bene, fa niente, lo faccio. Ma fai così? Sì, fa niente, vai. Pronti a combattere, Gormiti qui per vincere, Gormiti irraggiungibili. Chi difenderà? The land is back. The land is back. Gormiti. Eccoci amici, è arrivato il momento del fumetto gormitico. Sì, questa è una nuova rubrica del Gormiti Show. Abbiamo deciso di scegliere un fumetto e leggerlo per voi. E sì, oggi abbiamo scelto il Gormiti Magazine numero 5. E sono fumetti appunto inediti. Allora Giada, cosa ne dici di iniziare a leggere? Sono prontissima. Anche io non vedo l'ora. Allora, vai. Tutti i riflessi dell'oscurità. All'interno di una scintillante grotta piena di quarzi, i quattro guardiani sono alla ricerca di un frammento del cristallo degli elementi. Certo che qui dentro è come cercare un ago in un pagliaio. Su, non fare il brontolone, è una questione di riflessi. Sì, come no, riflessi e rapidità sono proprio quello che serve in un posto barboso come questo. Ma no, intendevo proprio riflessi di luce. Il cristallo degli elementi è del tutto diverso da questi quarzi. Ah beh, se lo dici tu, amico. Ma non vedete? La luce si rinfrange tra le sfaccettature in modo del tutto differente rispetto a come avviene nei frammenti. No, non ci avete mai badato? Beh, ecco... Io veramente non... No, devo dire che... Un terrificante boato scuote la caverna salvando Aaron, Riff e Ikor dall'imbarazzo. Che succede? No, non lo so, ma scommetto che...
Ci sono di mezzo i Darkan, ovvio che è così. C'era da aspettarselo. Vi sono mancato, guardiani. Ruba vita. Flagello oscuro. E altrettanto rapidamente concentra le energie sottratte ai suoi nemici in un potente attacco d'ombra. La conformazione dei minerali riflette lo strale oscuro come se fosse un normale fascio di luce, rendendolo ancora più spaventoso. Caspiterina, questi quarzi non rinfrangono solo la luce, è davvero strano! E più che altro, e come facciamo a fermarlo? Già, mi sento piuttosto spossato. Ma non capite, è tutto collegato! Tranquillo, amico, per una volta mi si è accesa la scintilla. I guardiani sono in trappola, ma forse Riff ha capito come sbrogliare la situazione. Gormiti, potenza degli elementi, energia del fuoco, combatti Vulcan! Allora ragazzi, come posso aiutarvi? Diciamo che per vincere a volte bisogna sapersi mettere in luce. Vulcan sembra aver capito cosa intende il giovane guardiano. Infatti aumenta la temperatura del suo corpo e le fiamme sulla sua schiena diventano sempre più luminose. Riflesse dai cristalli creano un chiarore a dir poco abbagliante. Ah, non ci vedo più! È il momento, Vulcan! Occupati dei soldati d'ombra! Tempesta di meteore! Il Gormita investe i suoi guaci di Voidus con una devastante pioggia di fuoco, ma anche Ikor è pronto a reagire. Furia glaciale! Potere del ghiaccio, combatte Achilos! Il colpo del guerriero però non investe Kratos, che si è nascosto dietro a una stalagmite. Dobbiamo metterlo KO prima che riesca di nuovo ad assorbire la nostra forza, o saranno guai! Hai ragione, e dobbiamo usare qualcosa di grosso. Ragazzi, questa volta ci penso io! Gormiti, potenza degli elementi! Energia del fuoco, combatti Lord Carrion! Magma Blast! Incanalando il potere del nucleo stesso dell'isola di Gorm, Lord Carrion scatena dalla punta della lancia Vulcano un potentissimo flusso di energia magmatica. Il potente attacco del Signore del Popolo del Fuoco investe le stalagmiti, i soldati d'ombra e Kratos. Perfino le rocce cominciano a sciogliersi, visto il calore. Per questo i Darkan decidono di filarsela. Se resto qua mi farò arrostire! Non dimenticatelo, guardiani, non è finita qui! Stavolta non avremo un po' esagerato? Non tutto il male viene per nuocere. Guardate che nuovi, splendidi cristalli si sono formati! Già, a volte basta prendere le cose per il riflesso giusto. Wow Giada, questa storia è davvero gormitica. A me è piaciuta tantissimo anche leggerla insieme. Eh sì, soprattutto quando i Darkan sono stati sconfitti. È vero. Ne leggiamo un'altra o aspettiamo un pochino? No, direi di aspettare un pochino, perché altrimenti le leggiamo tutte subito. È vero, hai ragione, allora aspettiamo. Io intanto coloro. Oh Giada, è arrivato il momento della bacheca gormitica. Sì, perché dobbiamo mantenere le distanze, quindi abbiamo deciso di far vedere i disegni e le foto insieme. Esatto. Allora facciamo così, Giada, come solo noi sappiamo fare in modo ordinato. Io leggo una dedica, tu leggi una dedica, okay, così. Ci alterniamo. Allora inizio io. Va bene. Ok. Allora, Dave ci manda intanto un bellissimo disegno dove ha disegnato Xator, i soldati, Riff, Trek e Gorok. Bellissimo. Con una bellissima dedica. Leggi. Leggo. Allora, ciao Giada e ciao Johnny, sono Dave, un bimbo di 6 anni appassionato dei gormiti, seguo sempre i vostri video su YouTube e devo dire che siete bravissimi. Il mio gormita preferito è Lord Electrion e spero che sceglierete il mio disegno. Grazie, un abbraccio. Eccolo lì il tuo disegno appeso nella nostra super bacheca e noi ti mandiamo un abbraccio. Invece io ti leggo la dedica che ci ha scritto Fulvio. Ciao ragazzi, in allegato un nuovo disegno dal vostro fan Fulvio. Okay. Il disegno è proprio questo qui. Che bello! Leggimi un po', che io, leggi un po' che io dalla distanza non vedo. Ciao Johnny, Giada, sono Fulvio, Esposito, Pellegrino. Vorrei tanto entrare nel vostro... Gormiti Show, no? Studio, nel vostro studio. Ecco. Speriamo che in futuro si possa fare questa cosa. Noi ci stiamo pensando, chissà, vedremo. Seguiteci, lo scoprirete. Vedremo. Vado io? Vai. Ok, allora, adesso vediamo se abbiamo... Ok, un'altra foto, un altro disegno, scusate. Da Francesco, da Napoli, ci scrive: cari Johnny e Giada, la mamma mi ha mandato alla liberatoria dei miei disegni, ormai per me siete degli amici, vi seguo sempre e la mia passione per i gormiti è aumentata grazie a voi. Che bello. Spero che farete finalmente vedere i miei disegni in una puntata. Eccolo qui. Bravo, hai disegnato Motak, Nuclear, tutti i gormiti, anche gli ultra gormiti. Bravo, grazie.
Io invece ti leggo la dedica che ci ha scritto Gabriele Romano. Vediamo. Ci ha mandato un bellissimo disegno che è proprio questo qua. Ciao Gormiti Show, sono Gabriele, un bambino di 5 anni che ama tantissimo i Gormiti e vi segue sempre sul canale YouTube. Grazie. Vi mando il disegno del Pasqualone ed anche un altro mio disegno sui Gormiti. Ho messo anche il nome della mia sorellina Greta. Oh. Anche lei vede i Gormiti, tanti saluti. Grazie. Che bello, li vedete insieme. Comunque hai fatto un disegno davvero bellissimo, sì, con Super Pasqualone. Sì, sicuramente più bello di quello che ha fatto Giada. Che vabbè. Devi sempre sottolinearlo. Sì, comunque, devo sempre sottolinearlo. Sì, è vero, è molto più bello. Andiamo avanti. Vado io. Ci abbiamo un disegno, c'è scritto questo, l'ha fatto Fulvio, quindi è bellissimo, e ha disegnato, ecco, allora, sicuramente Lord Voidus, qua non capisco, dal colore marrone, io penso che siano i Gormiti della roccia, non anche vorrei, anche secondo me, non vorrei sbagliare, poi se sbaglio dimmelo, magari è Titano, appunto, magari, allora, leggiamo Fulvio e Papà Francesco, ciao, vi invio il nuovo disegno di Fulvio di 6 anni, di Val della Torre di Torino. Un mega saluto da Fulvio e Papà Francesco. Ciao. Grazie, che non ce la faccio, mi emozionano queste cose. Adesso è arrivato il turno di Matilde Malgioglio. Ok, sentiamo. C'è scritto, ci ha mandato questo bellissimo disegno, questo Aeron, colorato tutto a matita. Brava, brava, scritto, brava. Ciao Johnny e ciao Giada, come state? Sono Matilde, da Catania, ho 15 anni. Sì. Mi sono mancati tanto i nuovi episodi del Gormiti Show, ma fortunatamente in questo periodo grigio di quarantena mi sono divertita a preparare tanti disegni e tanti lavoretti gormitici che adesso avrete tra le mani. Un grossissimo abbraccio e spero di incontrarvi presto, non appena finirà tutto questo. Beh, grazie Matilda, grazie mille. Ci invi sempre tantissime cose e questo disegno è davvero molto molto bello. Grazie, sì. grazie. Complimenti. Vado avanti, io ho due foto, sì, ho una foto e una foto con un disegno. Sì, vado da Emanuele. No, scusami, vado da Davide, scusatemi. Ciao ragazzi, mi chiamo Davide qua. Ho 4 anni e adoro i Gormiti. Guardo sempre il vostro show e spesso faccio i lavoretti che proponete. Che bello! Vi invio la foto con i miei supereroi preferiti. Un abbraccio forte. Ma ne hai tantissimi. Ma tantissimi, io, ma un guarda, esercito. Guarda, io non li conto neanche più. Ormai siete super super fan. Ok. Anch'io ho una foto, Johnny. Ah, di Francesco da Cetara. Sì. Allora, scrive, ciao, sono Francesco, ho 6 anni e vi mando un abbraccio ed un super gormitico. Guarda quanti ne ha, tantissimi. Ah, ne ha, cioè, sei invaso, sei invaso, sì, sì, da sì, tutte le cose dei gormiti. Ormai mi avete battuto. Anche lo zaino. Sì, sì. Allora, hai pure l'ombrello. Tutto, cioè, fantastico. Non lo so, mi avete battuto sicuramente. Ultima foto con disegno da Emanuele. Ciao ragazzi, sono un vostro fan e volevo dirvi che siete bravissimi. PS, il mio preferito è Ultra Koga. C'è un'ultima foto, giusto, di Luca Dell'Orco. Ciao Johnny, ciao Giada, sono Luca, ho 4 anni, quasi 5 a giugno, vorrei precisare, e abito a Lodi. Ci siamo. Vi mando la foto della mia torre degli elementi insieme al mio ninja dei Gormiti. Ah, eccolo! Mio fratello Giovanni, che ha 6 anni, mi ha aiutato a scrivere sul foglio. Guardo sempre i vostri video, mi piacciono un sacco. Ed eccolo qui. Grazie. Grazie mille per guardare i nostri video. Siamo stracontenti che vi divertite. Noi non smetteremo mai di ringraziarvi, però mandate sempre i vostri materiali a gormitishow.gormiti.com, perché come vedete non ve li facciamo vedere tutti quanti in puntata. E noi non vediamo l'ora. Giada. Johnny, è arrivata la fine della puntata. Sì. Il momento più triste per noi. È vero. Cosa devono fare i nostri amici? I nostri amici devono continuare a seguirci sui nostri social ufficiali. Sì. Facebook, Instagram e il canale ufficiale di YouTube. Condividete il video, mettete tantissimi like, ma tanti, una pioggia di like. Tantissimi. Devo avere bisogno dell'ombrello. Dei Gormiti. Esatto, dei Gormiti. E iscrivetevi al canale, perché con noi e con il Gormiti Show. Le sorprese non finiscono mai. Un saluto da Johnny. E Giada, ciao!